ce l'ho fatta. Solo che ho voglia di fare una cosa. Siccome abitiamo lontano e non so niente da fare, io provo ad andare a chiedere alla mamma se andiamo dai nonni, perché noi abitiamo un pochettino lontano. E quindi io vado a chiedere: mamma, dove sei? Dov'è la mamma? Vabbè, andiamo da Giulia a chiedergli se da lei va bene. Che ne dici se andiamo dai nonni e gli proviamo a chiedere alla mamma se andiamo dai nonni? Perché da un po' che non ci andiamo, e tra l'altro sai che ci dà sempre le caramelline? E così magari non glielo dite, magari gli rubo anche qualche caramellina, siccome non gli rubo. Che ne dici? Va bene, bene. Sì. Andiamo bene. Andiamo a chiedere io alla mamma. Mamma! Mamma! Però non so dov'è la mamma. Tu hai visto la mamma? No, chiede, non vista. Dov'è? Non lo so, magari in camera, Mamma! Mamma! Mamma, che c'è? Ti possiamo chiedere una cosa? Sì, ditemi, dai, aspettate un attimo che sto... Dai, veloce! Che c'è? Dai, ti voglio chiedere una cosa. Che c'è? Come abitiamo lontano? E non so cosa fare. Perché mi sono stufata di giocare con lo skate. Sì, anche perché non si potrebbe giocare in casa, infatti. Hai proprio ragione. Ti posso chiedere una cosa? Ecco. Anzi, ti possiamo chiedere una cosa io e Giulia? Sì, cosa? Ditemi. Che ne dici se andiamo dai nonni? Boh, dai, per favore. Serena. Dai, così ci sono tutte le caramelline, magari gliene rubo qualcuna. Dai, a parte tutto non si rubano le caramelline ai nonni. Per anche perché se lo sa la nonna poi si arrabbia, non te ne dà più. No. Sai che ne li compra sempre per darveli a voi. Vabbè, comunque. Dai, per favore. No, Serena, no, ma vediamo lontano. Ma sarà da un mese che non la vediamo. Ma che un mese? Sarà stato 10 giorni fa. Ma non è vero. Ma dai, su. No, ho proprio cosa da fare. Serena. Dai. Allora, devo finire di pulire perché. Lo sai che stamattina mi sono sistemata tutto l'armadio. Poi volevo fare anche ginnastica, ricavarmi un po' di tempo per me. Vabbè, dai, no, dai, Serena, oggi no, non ne ho proprio voglia. Dai, per favore. Guarda, lo sai che io ci vengo molto volentieri, ma oggi non ne ho voglia, ho troppe cose da fare. E dai, lasciatemi in pace, fate un po' quello che volete. Però ma non sappiamo cosa fare. Sono tutti giochi brutti quelli che abbiamo in casa. E poi non sono neanche per la meta, perché Giulia e per Lorenzo sono. No, c'hai anche qualche gioco per te. Non è vero. No, dai. Dai. No, dai. Per favore. No, non ne voglio sapere niente. Dai, mamma, dai. No, dai, mamma. Andiamo dai nonni, cioè uguale, anzi gli fa molto piacere, però mamma mia, non ci vuole andare. Perché non ci vuole andare, mamma? Perché non ci vuole andare? Dai, ho da fare, vi ho detto. Sì, lei ha sempre da fare, come se solito. Uffa ragazzi, la mamma non ci accontenta mai. Io devo trovare un modo per andare dai nonni senza che lei mi scopra. Però io non ho la patente, non ho niente, non posso né guidare la moto né niente, perché ovviamente ho 11 anni e è giusto che non ho la patente. Come faccio? Come faccio? Idea. Chiudiamo la porta perché sennò mamma Giù ci sente. Allora, ho avuto questa bellissima idea. Ovvero, adesso vado da mamma Giù e gli dico: mamma, io adesso mi vado a preparare ed esco con le mie amiche. Ma in verità non esco con le mie amiche, ma andrò in tabaccheria, prenderò i biglietti del pullman e andrò nel pullman da sola. La mamma non vorrà e sicuramente se lo scopre
si arrabbierà tantissimo. Per quello ho chiuso la porta. Speriamo che non ci scopre. Andiamo a chiedere, andiamo a dirgli a mamma Gio che noi ci prepariamo e che vado a fare un giretto con le mie amiche. E magari se ha qualche soldino nel portafoglio gliene rubo qualcuno. Andiamo. Mamma, ti volevo chiedere una cosa. Visto che non possiamo andare dai nonni, ti posso chiedere se per caso posso uscire con le mie amiche? Sì. Le tue amiche? Va bene, dai, però non tornare tardi e non ti allontanare troppo. Un'oretta e poi torna subito, eh? Lo sai che poi, anzi, è già il pomeriggio un po' tardi. Vabbè, comunque dai, esci almeno, fai anche qualcosa tu, visto che ti ho detto che non ti portavo dai nonni. Sì, e che poi ci andiamo un altro giorno. Ok? Va bene, dai, allora niente, dai, vai a prepararti. E, va bene, va bene. E non far troppo tardi, ok? Okay, va ma bene. Con chi esci però? E con le mie amiche. Con la tua compagna. Ah, ok, ok, va bene, va bene, dai. Va bene, dai, vai a prepararti, dai. Ok. Dai. Va bene. Grazie. Ragazzi. La mamma mi ha appena detto che se n'è andata in cucina a lavare i piatti. Io prima di andarmi a cambiare prendo il suo portafoglio e gli rubo non lo so quanto c'ha. Mamma! Andiamo. Mamma! Mamma! Dove sono? Ragazzi, ma c'ha già due biglietti del pullman. Vabbè, io ne prendo solo uno. Quindi non mi servono i soldi. Prendo. Adesso ragazzi mi andrò a cambiare e scenderò, ok? Quindi mi vedrete già giù. A dopo, ciao! Sì, sono pronta. Allora ragazzi, non vedo l'ora perché ho rubato il biglietto del pullman. Adesso andrò giù e aspetterò che il pullman arrivi. Anzi, che ore sono? Non so l'orologio, ragazzi. Non lo so. Scrivete su nei commenti che ora state guardando questo video. Comunque sia, io non so che ora è. E il pullman passa a una certa ora, quindi devo sbrigarmi. Comunque sia, la mamma ci ha creduto. E vai, e vai, e vai, e vai, e vai, e vai. Ventilatore, grazie. Vabbè, lasciamo stare. Però l'unica cosa è che Giulia, ho caldo. L'unica cosa è che ho un po' paura a prendere il pullman da sola, perché uno non l'ho mai preso e due c'è troppa gente, tre potrò anche perdermi, non lo so ragazzi. Se volete che non mi perdo, sbollicciate, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina. Mamma, io sto andando! Vai, allora Serena. Ok, dai, stai fuori un'oretta. Mi raccomando, tieni il telefono acceso così se in caso ti chiamo, ok? E stai attenta, mi raccomando, stai attenta sempre alle macchine, non ti allontanare troppo. Dai, ci vediamo dopo. Saluta le tue amiche anche da parte mia. Ok, ok, io vado. Ciao! Serena, ma cosa nascondi dietro la schiena? Dai, dai, che mi stanno aspettando. Si apre questa porta. Dai. Ciao mamma. Ciao. Dai, stai attenta. Ciao. Ciao. Per fortuna che non mi ha scoperto. Sì. Andiamo. Sono qui alla fermata, dai, aspettiamo. Adesso aspettiamo. Che è la prima volta da sola. Adesso non vedo che io mi ascolto con la musica, con le visite e accendiamo la musica.
ciao, è un punto bello. Sì. Ragazzi, però non so dove sono. Ragazzi, mi sono persa. Non lo so, ragazzi. Adesso non c'è un cartello dove scritto dove sono. Non c'è scritto niente, ragazzi. Dove sono? Aiutatemi voi. Anche se non siete qua. Dove sono? Ragazzi, non so proprio letteralmente dove sono, quindi, cioè, mi sono proprio persa, non so dove sono, ragazzi. Non c'è nessun cartello dove indica dove sono, non lo so, ragazzi, mi sono proprio persa. Vabbè, dai, adesso mi conviene chiamare la mamma, perché sennò resterò qua per sempre. Sì, comunque, io sto pensando di andare avanti, anche se non so dove sto andando. Mi raccomando, ragazzi, se volete vedere, cioè se volete che la mamma non si arrabbi con me, spolliciate, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina. Adesso proverò a chiamare mamma Jo, sperando che non si arrabbi troppo. Niente, ragazzi, adesso proverò a chiamare. Chiamiamo. Pronto, mamma? Ciao, e dove sono? Bella domanda. Non lo so. Bella domanda, dove sono? Ho preso il pullman da sola. Lo so, però vabbè, non ti arrabbiare così tanto. Vabbè, ho preso il pullman e mi hanno lasciato lì. In un posto dove non conosco, non c'è nessun cartello. Vabbè, dai, sì. Dai, vieni a prendere. Arriva veloce. Arriva, dai. Sì, ciao. Finalmente, ragazzi, è arrivata. Non ce la facevo più. Vabbè, dai, saliamo. Allora, Serena, cosa hai da dirmi? Signorina? Chi te l'ha detto di andare a prenderti il pullman da sola? Lo so, mamma, però tu non mi ci volevi portare, quindi ci sono andata da sola con fumo e poi mi sono persa. Vabbè, poi ne parliamo a casa comunque, poi vedi a casa, ok? Anche perché nessuno ti ha detto di prendere il pullman e per di più ti sei anche persa. Hai visto che avevo ragione io, che non dovevi andare da sola? Vabbè, niente, poi vedi a casa. Adesso nel frattempo penserò il castigo che ti dovrò dare. Dai, su, entra. Ecco qui, siamo arrivati. Cosa hai da dirmi? Spiegami un po', visto che sei stata muta tutto il tempo in macchina. Vieni qui, altro che bere. Che sono arrabbiatissima, anzi, sono infuriata, sono. Cosa hai da spiegarmi? Non dovevi uscire con le tue amiche? Farti un giretto qui intorno? E poi alla fine, cosa hai fatto? Ti sei persa anche con il pullman. Hai preso il pullman da sola e ti sei addirittura persa. Infatti, mi sembrava che stavi mancando un po' troppo. Avevo pensato quasi quasi di chiamarti, che non ti vedevo arrivare. Dove volevi andare? Cosa pensavi di fare? Volevo andare da nonni, perché tu non ci portavi. Ma prendi il pullman da sola, ma ti rendi conto? Sì, perché tu non ci portavi. No, cioè, non hai mai preso il pullman, non sai come si prende il pullman? Infatti, che fine hai fatto? Ti sei andata a perdere. Chissà che spavento che ti sarai presa. Sì, signorina, adesso aia. Non ti meriti un bel castigo, hai capito? No. Poi cosa dite, ragazzi? Che castigo gli dovrò dare a questa signorina? Aia. Devo proprio pensare al castigo che ti devo dare. Adesso sì, ci penserò su, infatti, al castigo che ti darò. Perché ti dovrò dare un bel castigo, perché te lo meriti proprio. Cosa dite, ragazzi? Se avete in mente qualche idea quale castigo poter dare a Serena, scrivetelo nei commenti che io vedrò di darglielo e di farlo. Sì. No, ragazzi. Ci vuole proprio un bel castigo per lei. Vabbè, ragazzi, noi vi salutiamo. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se il video vi è piaciuto, spolliciate. Iscrivetevi al canale per chi non si è iscritto. Attivate la campanellina per non perdervi nessuna nostra avventura e disavventura.
Commentate, condividete su Instagram, TikTok e Facebook. E prima ne approfittiamo a salutare però Carol. Un bacio a Carol. Ciao Carol. Gabriella. Un bacio a Gabriella. Ciao Gabriella. Ti chiami come la mia maestra. E scusa se non ti abbiamo salutato settimana scorsa, perché ogni tanto ci passa dalla mente. È vero, ci sono talmente tante infatti persone da salutare. Infatti è vero, che qualcuno ci sfugge sì, sempre. Poi Annalisa. Annalisa. Ciao Annalisa, un bacione e un abbraccio a tutti i nostri big amici anche. E niente ragazzi, e prima di chiudere dammi subito questo telefono perché è mio, non lo vedi più. E ragazzi, scrivetemi qualche commento, il castigo che potrò dare a Serena, che sia un bel castigo severo, perché se lo merita proprio. Vabbè ragazzi, perché ti poteva succedere anche qualcosa di brutto. Vabbè. E noi ci vediamo con un prossimo video della Big Family. Ciao ragazzi. Vieni qua e fino alla camera tua, vai in corsa, vai, ciao.